Allora io fuori microfono intanto per i saluti iniziali l'ospite chiamerei il presidente della provincia, il sindaco di Bassano in Teverina, per un saluto a Sandro Romoli. Grazie, buonasera a tutti, grazie Giancarlo per essere qui stasera, grazie Carlo, grazie Antonello. Ecco, credo che questo secondo appuntamento di questa rassegna Pirati della Bellezza, che vede come sede appunto Bassano in Teverina, parlerà di una grande attrice che è Anna Magnani, che un po' ci riguarda anche per storia, per vicinanza territoriale, insomma un'attrice romana, un'attrice che ha rappresentato anche la romanità all'interno del cinema italiano. E Giancarlo in questo suo libro, Mannarella, insomma, la presenta in modo, devo dire, esemplare e anche puntuale, ci darà modo di entrare proprio nel personaggio. Io naturalmente do il benvenuto come sindaco di questa comunità a tutti voi, ma soprattutto a questa iniziativa culturale che veramente ci porta a, attraverso un protagonista come Giancarlo Governi, a toccare da vicino questi grandi personaggi del cinema, entrando però anche nella loro umanità. E il fatto che questo venga poi dopo, insomma, seguito da Antonello Ricci e da Carlo Galeotti ci dà, insomma, quello sprint in più per poter poi veramente arrivare a un grande appuntamento, a un momento così atteso e anche importante. Grazie. A Giancarlo li prendi tutti e due i microfoni, tieni, questo è il tuo. Allora, buonasera a tutti. Alessandro Romoli ha dato il suo saluto e siamo al secondo appuntamento. Ce lo siamo detti l'altra volta, i Pirati della Bellezza al cinema, concepite questi incontri come capitoli di un unico grande discorso, di un unico, e stasera è particolarmente pertinente, grande romanzo del cinema e della storia della società italiana in un passaggio delicatissimo che ci ha fatti in qualche modo come ancora oggi, nonostante tutto siamo. Allora, questo non è solo, io ho le veline, se piace, sono ancora le veline, questo non è solo un viaggio nel cinema italiano, a ribadire, ma è il racconto di un romanzo che ci riguarda tutti, perché è anche il racconto della nostra storia, dei nostri costumi e dell'intera nostra italiana società. E sponsor, i Pirati della Bellezza Extra, perché questo Pirati della Bellezza Cinema è un extra rispetto al calendario principale, è reso possibile dal sostegno di Sigma, che qui ringraziamo, lo facciamo l'applauso a Sigma. Sugli sponsor, è incredibile, ma anche oggi esistono dei piccoli Lorenzo il Magnifico che danno la possibilità a noi, per esempio, di fare iniziative, di fare libri. L'ultima cosa che abbiamo fatto è un Pinocchio, costosissimo, se non ci fossero stati gli sponsor, cioè gente, diciamo, imprenditori che sono orgogliosi del loro lavoro e vogliono a quel punto, visto che hanno successo, contribuire al mondo della cultura. È una cosa quasi incredibile in questi dati. Possiamo dirlo? Possiamo dire pubblicamente che mercoledì... Certo. Allora, mercoledì all'auditorio... All'Aula Magna di Santa Maria... L'auditorio, quello più grande, insomma. L'auditorio di Santa Maria in Grati dell'Unitus, con il patrocinio dell'Unitus, verrà presentato questa nuova fatica splendida editoriale, che è una nuova edizione del Pinocchio voluta da Carlo Galeotti editore. Ma la cosa meravigliosa è che è pericolosissima, e noi lo sappiamo, avremo davanti un pubblico generoso e implacabile, saranno oltre 200 ragazzini delle scuole elementari, perché, e questo è importante sottolineare il ruolo degli sponsor, il libro verrà donato a tutti i ragazzini delle scuole elementari, non so, classi, delle classi quarte e quinte, tutti, sono 3.000, tutti,
Quindi è un'impresa costosa, coraggiosa, che guarda lontano. Ecco l'importanza di ribadire la sensibilità degli sponsor. L'applauso per il finale. Allora, intanto però, prima che io dica le ultime cose per dare l'abbrivio a questo secondo incontro, il libro splendido, mi permetterò due cose tra poco, Nannarella, il romanzo di Anna Magnani, è in vendita, come in tutti gli incontri, qui all'ingresso della sala. E ovviamente a fine incontro Giancarlo, l'autore, Giancarlo Governi, sarà qui per il firmacopie. Vabbè, ormai queste cose le abbiamo capite, le sappiamo. Io ero rimasto incantato, lo dico, appena sono arrivato Giancarlo mi ha salutato, mi ha fatto studiare, Antonella. Io non ce la faccio a presentare un libro se non lo leggo fino in fondo e con grinta e attenzione. E la prima cosa che mi permetto di dire, le devo dire solo due, poi passo la palla a Carlo, è che se possibile, il libro su Totò era già denso, intenso, fatto di un'aneddotica molto varia e narrato in maniera proprio limpida, trasparente come un corso d'acqua, come un ruscello, proprio bello da leggere, godibile, ma denso anche di questioni critiche a chi volesse scendere sotto la superficie, e pieno allo stesso tempo di curiosità incredibili che illuminano un personaggio, questi grandi personaggi. Ebbene, se il libro sotto Don Giancarlo era bello, questo a me più sofferto, ci sei tornato di più, tre stesure mi dicevi prima, no? Tre volte. Questo è un libro che veramente si legge come un romanzo, ma qui introduco il secondo elemento che mi piace ricordare sulla soglia. Il sottotitolo, il romanzo di Anna Magnani, non prendetelo come un vezzo, perché in realtà Giancarlo fa riferimento a quello che diceva della propria vita, perché è facile ridurre la vita di un grande personaggio a pornografia della vita, laddove predomini la curiosità, il pettegolezzo, l'aneddoto fine a se stesso. E invece lei testimoniava questa grande sofferenza. Come dicono tutti i grandi narratori popolari, il romanzo della mia vita, vorrei dirlo io perché solo io, il tormento della disparità, della faglia tra l'aver vissuto, tra il vivere e l'immagine, quindi il vivere la propria vita e l'immagine pubblica di Anna. Questa frizione Anna Magnani ha sofferto tanto, donna di generosità straordinaria, donna di impeti, donna di passioni e grande maestra della recitazione. Ma non voglio rubare troppo tempo perché il protagonista è Giancarlo, e quindi io passerei la palla per il primo intervento a Carlo Galeotti. Me lo sono meritato, un applauso a te. Iniziamo con un dato biografico inaspettato per chi legge il libro. Il libro, diciamo, tira fuori tutti una serie di cose inaspettate. Sappiamo che la Magnani è grandissima, sappiamo che ancora ogni volta che si vede in televisione o al cinema buca lo schermo, perché lei è va oltre l'attorialità ed è vera fino in fondo. E c'è questa cosa che ricostruisce Giancarlo: lei è di origine romagnola, per cui il simbolo di Roma, cioè, che è la madre, insomma, lei è figlia, nasce due anni in questa casa di Romagnoli, due anni dopo il trasferimento della famiglia da Ravenna a Roma. Quindi lei nasce e cresce in una famiglia dove si parla romagnolo, dove si cucina romagnolo, dove si raccontano le storie di Romagna, dove si ha la cultura romagnola. E allora mi sono domandato come ha fatto a diventare il simbolo stesso di Roma, anche nella lingua, anche nel modo di pensare, eccetera, anche nel carattere. Scusa se ti... E secondo me il suo grande orecchio che gli permise tanti anni dopo, quando doveva andare a girare un film negli Stati Uniti, che è quello a Hollywood, che è questa la rosa tatuata, quello che gli fece vincere l'Oscar, e lei
non sapeva niente di inglese, e allora lei viaggia da Napoli a Los Angeles con una nave che ci mette 40 giorni, e lei in questi 40 giorni impara l'inglese perché aveva un grande orecchio. Un fatto autobiografico tuo, ci racconti l'incontro unico, mi pare che mi ha detto l'altra volta, qua da Magnani. E qui vi dico, a me vengono sempre i brividi, a parte che abbiamo Giancarlo che è un gigante, l'avrete capito, da tutti i punti di vista, ma la Magnani veramente ogni volta che se ne parla è talmente vera che fa venire i brividi. Tu l'hai incontrata e ti ha fatto venire i brividi? Sì, una volta ero un ragazzo, avrò avuto 15 anni, e io andavo nei teatri a battere le mani, a fare la clacca, si dice. E entravamo gratis, e siccome io ero anche bravo perché riuscivo a capire quando c'era l'applauso, allora lo iniziavo proprio. È il capolac. Sì, ma insomma, però comunque mi davo da fare. E qualche volta mi allentavano anche 1.000 lire, eccetera, non mi dire. E però ho visto tutte le più grandi spettacoli che si sono fatti a Roma in quegli anni, ho visto Gino Cervi e Andrea Magnani, ho visto Paolo Stopperina Morelli, ho visto tutte le compagnie di Luchino Visconti, ho visto Morte di un commesso viaggiatore, la compagnia dei giovani, tutto Edoardo De Filippo, vabbè, basta, se no poi vi sentite male, non andate più a teatro, perché questi qui non c'è più nessuno, e nessuno che possa essere paragonato a loro oppure ad essere accostato a loro. Quindi ero andato al Teatro Sistina, dove si facevano delle cose bellissime, per esempio tutti gli spettacoli di Renato Rascher, probabilmente ero andato a vedere uno spettacolo di Renato Rascher. E a un certo punto, mentre stavamo aspettando l'auto insieme ad altri un paio di compagni, stavamo aspettando l'autobus a Piazza Barberini, vediamo in un angoletto, sempre di Palazzo Barberini, quasi nascosta, mimetizzata dall'ombra, eccetera, questa signora, e li riconosciamo, era una Magnani, aspettava qualcuno che era andato a prendere la macchina, che la veniva a prendere, e a certo ci siamo messi a guardarla, e lei, che era una che non abbassava mai lo sguardo, perché era una donna intrepida, come si dice, e ci ha riguardato. Poi però ha visto questi tre ragazzi, si è spaventata. Poi ci ha guardato e ci ha detto, oh, e mica mi volete menare. Allora io mi sono fiondato in ginocchio davanti a lei, ho baciato la mano e gli ho detto, signore, noi adoriamo, non adoriamo signor Magnani. E mica sa, Madonna. Andiamo avanti con un minimo di biografia, perché è interessante, perché è il romanzo proprio della vita della Magnani. Il rapporto con la madre, lei era figlia di una ragazza madre che poi si sposerà, se ci racconti anche quanto ha patito questa donna per questo rapporto difficilissimo con la madre, e il fatto che era figlia di senza sapere il padre, poi lo scopre. Sì, lei nasce appunto in questa famiglia di romagnoli, che è composta da un nonno, una nonna, e poi cinque zie, una mamma e un zio. Quindi sono padre, madre e sette figli. Una di queste figlie, la penultima, rimane incinta. Sì, probabilmente di un soldato che era venuto a fare il servizio militare a Roma, si conoscono, si innamorano, amoreggiano, e lei rimane incinta e il soldato se la squaglia e non riconosce questa figlia, e lei viene iscritta all'anagrafe come figlia di Marina Magnani e DNN, che vuol dire persona che non è nominata, non nominata vuol dire, quindi senza madre. E cresce, poi a un certo punto la mamma, quando lei ha un anno, è ancora in fascia, diciamo, un infante, e si sposa con un signore
austriaco che però lavorava in Egitto, ad Alessandria d'Egitto. Questa la sposa e se la porta via e lei lascia la bambina, la lascia alla sua mamma e ai cinque zii. Quindi lei nasce in un concentrato di femminilità, in un bagno di femminilità straordinario, eccezionale, no? E quindi forse probabilmente è questo che la fa diventare una donna con la D maiuscola, una donna mai sottomessa all'uomo, mai sottomessa al maschio, è una bandiera del femminismo. Cioè lei muore quando il femminismo è appena nato in Italia, però c'è una combinazione, un fatto fortuito devo dire, che però secondo me ha un significato, come spesso hanno i fatti fortuiti. Una settimana dopo la sua morte, a 100 metri di distanza, in un teatro che stava a 100 metri di distanza da casa sua, si tiene il primo congresso femminista italiano. E quindi, e poi tra l'altro, questo nome Magnani, lei lo porta con orgoglio, devo dire. C'è stato soltanto un momento quando lei è diventata ricca, ha un sacco di soldi a disposizione, gli viene la curiosità di scoprire chi era questo suo padre. E paga un'agenzia di detective e dopo un po' torna e dice: siamo sulle tracce di un signore che è un calabrese che era venuto a fare il militare a Roma, eccetera, eccetera, così, un calabrese che si chiama Del Duce. Per carità, io non voglio dire questa mafia del Duce, no, perché sospendete tutto, basta, non voglio sapere niente. E quindi lei si chiama Anna Magnani, figlia di Marina Magnani. Quando avrà un figlio maschio, si chiamerà, difenderà il suo nome femminile, si chiamerà anche lui Luca Magnani. Quindi noi abbiamo la discendenza, Marina Magnani che genera Anna Magnani, Anna Magnani che genera Luca Magnani, che a sua volta c'era una figlia che si chiama Olivia Magnani, una discendenza femminile unica nella storia anagrafica d'Italia. Giancarlo, mi perdoni, questo secondo me è interessante per il pubblico, perché lui in realtà, intanto diciamo, il figlio di Anna, qual è il padre? Sì. Il padre biologico, perché poi in realtà, e anche qui è frastagliato il panorama, il padre inizialmente lui prende un altro cognome, no? Quello del marito. Sì, sì, dunque, allora lui nasce, siamo in un'Italia, noi adesso siamo tutti quanti abituati al divorzio, all'aborto, a tutti i diritti civili, no? Che abbiamo conquistato negli anni 70 soprattutto, no? E soprattutto un diritto di famiglia molto più civile di quello, perché quando in una coppia sposata nasceva un bambino, questo bambino, anche se la coppia era separata, si presumeva che fosse del marito, a meno che il marito non avesse fatto il disconoscimento di paternità. Il marito di Anna Magnani è un regista che si chiama Goffredo Alessandrini, che si erano separati, tra l'altro lui aveva fatto due figli con un'altra donna, con un'attrice Regina Bianchi, quella che voi avete conosciuto con Edoardo De Filippo, e Marina e Anna era convinta di essere sterile perché era stata sposata per 10 anni con questo uomo, desiderava un figlio, non era mai riuscita ad averla. Poi a un certo punto si accoppia, si innamora di questo bellissimo giovanotto che si chiamava Massimo Serato e lei rimane improvvisamente incinta. Di Massimo Serato? Di Massimo Serato. E infatti nei film lo vedete che è un attore. Questo ragazzo, Luca, questo bambino che nasce, gli ha staccata la faccia al padre, quindi
È bello, no? Sì, è proprio identico a lui, era bellissimo Massimo Serra. E a un certo punto lei non vuole che questo figlio sia figlio di Massimo Serato, perché era un farfallone, uno che non riusciva nemmeno a fare il compagno, non dico il marito, perché figuriamoci il padre, non è uno che ha 100.000 donne, che poi scappava quando aveva paura di affrontare questa paternità, eccetera. E quindi allora diceva lui no. A questo punto lei vorrebbe chiamarlo Pignani, se non che il marito Ludovico Alessandrini non fa il disconoscimento di paternità e obbliga a iscrivere all'anagrafe a questo bambino con il cognome suo. Perché lo fa? Perché Anna Magnani, quando nasce Luca, era una grande attrice, guadagnava tantissimo, era in grande auge, lui invece era un regista che era stato importante, ma comunque in ribasso ormai, no? E quindi a un certo punto lei dirà: io sono l'unica donna italiana che paga gli alimenti al marito. E poi dopo, però, quando le leggi sono cambiate, lei ha fatto 100.000 cause a questo marito proprio per togliergli il nome a suo figlio. È il contrario di quello che succede normalmente. Certo, è chiaro. E quindi alla fine lui si è chiamato definitivamente Magnani, questa discendenza femminile, eccetera, molto significativa. Già che siamo dentro agli amori della Magnani, il marito, eccetera, dobbiamo parlare dell'amore più grande e più visibile, nel senso il rapporto con Rossellini e il difficile rapporto con Rossellini, l'innamoramento e poi la vite, ti racconterai anche della vite. Sì, loro si innamorano durante la lavorazione del film Roma città aperta, che è il film più famoso di Anna Magnani e il film più famoso di Renzo Rossellini, e forse è il film italiano, se non il più famoso, uno dei più famosi. E è un film che poi spero che tutti quanti abbiate visto, è un film che andrebbe imparato a memoria, soprattutto ai bambini, ai ragazzi di oggi, perché quella è l'Italia, e racconta i 10 mesi di occupazione nazista che subì la capitale a Roma. C'è la storia di un prete, che è la storia vera di Don Pietro Pappagallo, che finirà nelle fosse ardeatine. Nel film non finisce le fosse ardeatine perché non era spettacolare raccontare le fosse ardeatine, finisce fucilato come altri preti, di spalle. Qui siamo in una chiesa e quindi ricordiamoli questi qui. Ci sono stati molti preti romani che hanno combattuto il nazismo, e uno per esempio che è stato fucilato è Don Giuseppe Morosini, che era un cappellano militare, che lui andò stette quando anche andava a Via Tasso per essere torturato, lui andava vestito con il sacco, vestito con la tonaca da sacerdote e con tutte quante le insegne militari, perché era cappellano militare, e andò anche alla fucilazione vestito così, no? Proprio per marcare la distanza fra lui e queste bestie che lo stavano ammazzando. E Don Pietro Pappagallo invece era un parroco romano che aiutava gli antifascisti, soprattutto aiutava gli ebrei, che durante l'occupazione sono stati rastrellati, non solo vengono rastrellati sul ghetto, ne porta più di 1136, ne ritornano soltanto 10 su 1136, però continuavano a scovarli, e c'erano i fascisti, quelli di Salò, che gli stavano appresso, e che ogni ebreo che gli portavano, maschio, gli davano 5.000 lire, a femmina 3.000 lire, le femmine valevano meno pure come il costo, pure come il costo. E vabbè, l'amore con Rossellini nasce per Roma città. Poi c'è la storia di Teresa Gullace. Teresa Gullace è il personaggio interpretato da Anna Magnani nel film. Teresa Gullace è una donna romana,
madre di cinque figli, incinta del sesto figlio, al quinto mese, gli rastrellano il marito e li mettono tutti quanti in una... un cane? No, in una caserma intorno a Via delle Milizie, Via Legione Cesare, e poi dopo li mettono sulla camionetta per portarli non si sa dove, l'avevano rastrellato, dicevano li portavano a lavorare, ma poi in realtà li portavano in Germania, li portavano ad Auschwitz, a qualche altro campo, come minimo a Fossoli, che è un campo di concentramento nazista qui a Roma, in provincia di Modena. E ci sono queste donne che si radunano anche per protestare davanti a questa caserma, e si presenta anche questa povera Teresa Gullace con un fagottello, con dentro ci ha messo qualche cosa da mangiare e qualche ricambio, no? E cerca di dare questo fagottello al marito che sta per che lo vede sopra la camionetta, che lo saluta, lei si avvicina alla cosa e un animale, una bestia, gli spara, la ammazza. E la storia è da bagnare. Tant'è vero che nel film in Roma Città Aperta il personaggio si chiama Pina e il marito diventerà poi il marito, il giorno dopo si sarebbero dovuti sposare nella storia. Francesco, lei Pina, quando cade sotto la raffica del fucile, il coso Pina diventa Teresa, quindi un omaggio a Teresa Gullace. E poi c'è la storia di tutti i ragazzini della maschietteria romana, poi ci sono quelli degli antifascisti che vengono torturati a Pietasso, eccetera, eccetera, e quindi la storia di quello che ha subito lui. Si innamorano con Roberto Rossellini, perché Roberto Rossellini, oltre ad essere un grande regista, era anche un uomo molto affascinante, non è tipo Giorgio Rumini, però insomma è una bellezza diversa, però un seduttore, ecco, ci ha avuto diverse mogli, ha fatto innamorare tante donne importanti, eccetera, no? E si innamora ovviamente anche Anna Magnani. E lei finalmente, dopo tante esperienze disgraziate, finalmente trova un uomo che è un uomo vero, un sostegno, alla sua altezza, con cui litigano spesso perché lei era molto litigiosa, quindi tutte le sue unioni sono molto ricordate come molto burrascose, però sembra che possa essere un'unione definitiva per la vita, no? Se non che un giorno a Roberto Rossellini arriva un telegramma presso una società di produzione di una che dice: sono un'attrice svedese che ha vinto il premio Oscar, che parla benissimo l'inglese e che in italiano sa dire soltanto ti amo, se ha bisogno di un'attrice come me io mi chiami, che io vengo volentieri a lavorare con lei. È Ingrid Bergman. Ovviamente dice, noi ci si tuffa subito, una bella donna, però nello stesso tempo è anche un personaggio mondiale nel cinema, ha vinto addirittura Oscar, e quindi lui pensa già ai film che potrà fare con questa donna, quindi, e insomma comincia a frescare, a mandarsi telegrammi, eccetera. Insomma la storia dell'accorcio sarebbe lunghissima, comunque la finisco qui. La storia finisce in questa maniera. Lei deve recarsi a Londra a seguito del film Bellissima, che viene presentato in Inghilterra. Lui l'accompagna al treno, gli porta i fiori, i cioccolatini, i giornali, e i cosi, eccetera, eccetera, baci, abbracci, ciao, Sassolino fuori, quando il treno si allontana, lui corre alla macchina e va a Fiumicino, a Ciampino, allora la porta era quella di Ciampino, a ricevere Ingrid Bergman. E Anna Magnani saprà di questa cosa, di questa, di
di questo arrivo, di questa sua rivale, dai giornali, è un personaggio internazionale, tutte e due, a Londra, quando lei tra i giornali prenderà questa notizia. Questa, cioè, dopo di allora non, lei non avrà più degli uomini veri, avrà dei ragazzetti usa e getta, e basta, la sua storia d'amore. Raccontaci però della lite finale, diciamo, con Rossellini. Aspetta, aggiungiamo un dettaglio, perché questa è la linea principale della tua narrazione, ma in realtà vari passaggi nel libro sono dedicati al fatto che Roberto Rossellini chiede a tutti, in queste trattative a distanza con la Bergman, il silenzio totale. Dimmi se ho capito bene. Il silenzio totale, perché sapete com'è Anna. Poi il culmine, che credo sia dove Carlo vorrebbe arrivare, è che va, non mi ricordo dove sono, se a Capri, e va e chiede alla persona della reception: mi raccomando, sto aspettando un telegramma, lo dia a me privatamente, e quello eseguirà benissimo, ma non potrà sapere che racconta questo. No, certo. E questo pensava che privatamente, che non riguardasse la produzione, ma che riguardasse soltanto lui, e quindi la signora, la sua compagna, specie di moglie, nonna, lo riguardasse la moglie. Allora, mentre stanno mangiando, arriva e dice: è arrivato il prestatore di classi, grazie, mi sono detto in tasca. Lei scava, capisce tutto, e a un certo punto avevano portato degli spaghetti con il sugo, come si faceva una volta, il condimento si metteva a parte, poi uno aggiungeva qualcosa. Come noi, ben conditi, sì. Poi diciamo il parmigiano, sì. Guardi, che li faccio mantecati molto buoni, sì, tanto questo. Va bene così, sì, va bene, qua gli mette tutti in testa. E lì c'è anche l'episodio dei due film in contemporanea che girano. No, poi quando voglio dire che c'è il quando Ingrid arriva a Roma e subito fanno un film che lui ha preparato per lei, per Anna, che si deve girare a Stromboli, e invece lo gira con Ingrid Bergman. E allora c'è un produttore detto che cosa fa? Più dall'affare, e offre ad Anna un film analogo a Vulcano, che è l'altra isola che si fronteggiano, e quindi praticamente ci sono nelle isole Tremiti, Limari, Eoli, che ci sono queste due truppe che si fronteggiano, che poi tra l'altro diventano meta di tutti gli sfaccendati, di tutti i giornalisti, del pettegolezzo italiano, eccetera, vanno lì e poi dopo riportano ad Anna quello che hanno sentito, e fanno viceversa, praticamente invece di fare di girare un film, di lavorare, diventa un gossip mondiale, no? c'è scritto anche un libro bellissimo su questa storia, La guerra dei vulcani si chiama. E poi quando finisce questa storia, c'è la prima del film Vulcano qui a Roma, quando comincia la proiezione, improvvisamente Anna si accorge che tutti i giornalisti sono usciti dalla sala e sono andati via. Che cosa era successo? Che Ingrid Bergman aveva partorito, quindi gli ha portato via pure la scena. E quindi sono tutti corsi viene fuori in maniera molto forte dal libro la grande sofferenza di Anna, non è tanto per la perdita dell'amore,
quanto per non riconoscere più la figura di Roberto, perché lei avrebbe, si sarebbe aspettata lealtà, sincerità, onestà, invece il comportamento di Rossellini, come tu racconti in maniera mirabile, anche montando le testimonianze, è di una reticenza, di una paura, perché Anna Magnani fa paura. Possiamo parlare, se posso, a Giancarlo? Sì, sì. Perché tanto forte è la descrizione del magnetismo a partire dal corpo di Anna Magnani, le gambe sottili, le cosce robuste, il seno bellissimo, tutti, questo è un topos. E poi però per arrivare al volto meraviglioso e quegli occhi d'acciaio, torna tante volte nel libro. L'idea dell'anima attraverso quel corpo, chi era Anna Magnani a raccontarla dal corpo? Secondo te? Era una forza morale, soprattutto una forza umana, una forza che chiede amore, che chiede passione, che chiede corrispondenza di amorosi sensi, però spesso non la trova. E quindi lei ha combattuto anche fin dalla nascita, dal fatto della mancanza di un padre. Soprattutto dalla mancanza di un padre, perché poi diventa anche una mancanza della madre. Lei è stata abbandonata anche dalla madre. Lei cresce con questa idea di questa donna, infatti se la immagina, no? Che lei pensa Alessandra d'Egitto come un posto meraviglioso dove ci sono principi, regine, e la mamma è una principessa. E che quindi lei gli manda delle lettere e poi la invita, e quando lei parte, parte per questo viaggio per Alessandria d'Egitto, dove starà lì un mese con la mamma, lei già 12 anni, e lei è convinta che sarà vestita come una regina, come una principessa, come la sua mamma, e cioè, poi invece si accorgerà che la mamma è una povera donna che non poteva, che non ha fatto il suo dovere, e poi poverina non poteva che accettare questo matrimonio, che non poteva portarsela dietro, perché anche lei c'era 20 anni e quindi non si poteva assumere questa responsabilità, non aveva nemmeno retto a tanta responsabilità. Poi lo capisce che quello che ha fatto la mamma non è un tradimento, ma è un fatto umano. Però è un fatto che gli fa vivere ancora di più l'animo umano, le passioni, capito? I tradimenti. Quindi il tradimento è un momento costante della sua vita. Lei viene tradita da tutti quanti i suoi amori. Viene tradita dal marito, che lei si rende conto, verrà a scoprire che ha fatto due figli con un'altra donna. Di nascosto, ovviamente. Poi Serato, che quando sente dire che lei è incinta, lui scappa e si sottrae la cosa. Quando pensa di aver trovato Rossellini, che è diventato il suo faro, la sua colonna, la colonna della sua anima, no? Improvvisamente questo tradimento così infame, che non ha il coraggio nemmeno di dirgli amo un'altra donna, non amo più te, quindi con sincerità, addirittura la va a salutare al treno e poi legge sul giornale dell'arrivo di Ingrid Bergman quando sta lontano a Londra, no? Lo viene a sapere dal giornale. E quindi c'è questa. E lei ha combattuto per tutta la vita in questo senso. C'è quella battuta bellissima che si attribuita a lei, ma che è vera. Io, questa è avvenuta perché a me adesso tutti ne parlano. E me l'ha detto Alfredo Giannetti, che quello che ha fatto gli ultimi film suoi, quelli che fece per la Rai, per la TV, e perché lei ormai aveva una certa età, aveva superato i 60 anni, lei è morta nel 73, era dell'8, quindi a 65 anni, però una donna oggi a 65 anni sono delle signorine, ora invece, allora a quell'epoca cominciava
a sentire il peso dell'età, no? E c'era un truccatore che la truccava e diceva: ma che stai a fare? E dice: ci sto levando le lunghe. Come? Io ci ho messo tanti anni per farmi le lunghe, tu mi vuoi levare. È vero, questo è vero. Adesso lo sento dire quando si parla dei cosi, dei rifacimenti delle facce femminili, c'è sempre qualcuno che ricorda questo aneddoto di Anna Magnani. E lei ha accettato la sua età, e poi soprattutto ha accettato anche i cambiamenti. Lei ha capito che non poteva essere una femminista, perché lei è una femmina borderline. Una donna che ancora è donna, ma che combatte per essere donna, cioè non ha ancora la coscienza del femminismo, che la donna, la femmina che si vuole affermare come genere anche nel nome, nel linguaggio, l'avvocata, giustamente, architetta, assessora, sindaco, sindaca, giustamente, perché i nomi erano tutti quanti al femminile, perché preoccupavano soltanto i maschi. Però operaio c'era, contadina e contadino c'era, perché nel senso dei ruoli più umili, ovviamente c'era e comunque su questa cosa 10 anni fa, quando ancora non se ne parlava, poi in realtà 20 anni fa sul manifesto se ne parlò. Io l'ho introdotta nel mio giornale, questa sindaca, con i redattori che erano terrorizzati da questa cosa, e feci fare una ricerca, quindi, per dire, ero convinto che fosse così per varie ragioni, perché mi occupo anche di linguaggio. E l'Accademia della Crusca, fortunatamente, è stata presieduta anche da una donna, e sosteneva anche l'Accademia della Crusca, che diciamo in italiano buono ci sono tutti e due termini. Guardi, quando un giorno viene nominata presidente della RAI Letizia Moratti, che è una donna molto, a parte quando è venuta in RAI, era una donna molto affascinante, ancora giovane, era una bella donna, molto intelligente, molto colta, eccetera, che si faceva chiamare il presidente. Allora io, molto umilmente, gli ho scritto una lettera, gli ho detto: guardi, presidente è il participio presente del verbo presiedere. Chi lo presiede, se è un maschio, è il presidente, se è una femmina, è la presidente. Lei mi ringraziò e poi siamo diventati anche amici, e da allora mi mandò una circolare e tutti dice: io sono la presidente. A mettere a fuoco, prima di finire, un paio di rapporti poderosi della Magnani. Uno è col il grande rapporto che, diciamo, per il pubblico normale non è chiarissimo, ma inizia nell'avanspettacolo, e magari se ci spieghi pure che cos'era l'avanspettacolo, eccetera. E c'è un rapporto, diciamo, lavorativo poderoso, e lasciatemelo dire, insomma, secondo me è un film bellissimo, Risate di gioia, dove c'è la canzoncina Jack, eccetera. Secondo me quella canzoncina era, non lo so, una cosa meravigliosa. Sono due grandi attori che stanno uno vicino all'altro. Se ci racconti anche il rapporto che c'è stato con Totò, prima lavorativo, diciamo, alla pari, nel senso, e poi anche la storia del film Risate di gioia, che è particolare. Allora, lei a un certo punto ha fatto il liceo, una donna nata nel 1908 che fa il liceo, quindi capite, liceo classico, e poi va a studiare pianoforte all'Accademia di Santa Cecilia, al conservatorio, e lì passava la giornata con tutti questi esercizi noiosissimi, eccetera. Però lei era una ragazza esuberante, allegra, eccetera, e queste cose gli pesavano molto, questi esercizi, queste giornate tristi che passava al conservatorio. Quando usciva, però, vedeva tutti i ragazzi giovani, allegri,
che amoreggiavano, che scherzavano, che si prendevano in giro, che correvano, eccetera. E voi chi siete? Dice, noi siamo gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica. Ah, e che fate? Beh, va lì, impariamo a recitare. E dice, e come si fa? Dice, vai là, chiedi di fare un provino. E lo fanno, poi se sei bravo, se sei... ti prendono. E lei subito, fatemi un provino, che sai? Lei sembra solo la Vispa Teresa. La Vispa Teresa però la fa in maniera drammatica. E il coso, i professori rimangono, dice, questo è un fenomeno, la prendono immediatamente e fa soltanto un anno di perché alla fine dell'anno accademico loro fanno un saggio di... lei e Paolo Stoppa, altro grande attore, vengono presi immediatamente da una compagnia, eccetera, vengono lì a vedere, erano lì a vedere gli allievi. E lei va a recitare con questa compagnia di Vera Vergani, che lei è stata una grande maestra, la ricorda sempre come una grande maestra, che però a un certo punto aveva conosciuto un ambasciatore e la sposa si era portata via lei rinunciata al teatro. E gli danno delle parti minori, tipo, doveva dire, è arrivato il visconte di Frombone e non riusciva a dire questo nome Frombone, lo dice in 100.000 modi e basta, questo non doveva dire nient'altro. Poi a un certo punto, dopo un po', questo si annoia, si stanca, che sto teatro, una vada puntuale, e va in avaspettato con i fratelli De Regge. I fratelli De Regge sono quelli della Vieni Avanti Cretino. Penso Walter Chiari e Campanini. E lei va con questi per divertirsi anche. Per provare una cosa diversa, una cosa unica, perché poi tra l'altro apro una piccola parentesi, lei è un'attrice completissima, a 360 gradi, fortemente drammatica e esageratamente comica, ecco, se essere o l'una o l'altra cosa. Poi dopo l'avanspettacolo, che cos'è l'avanspettacolo? Quando nei primi anni 30 arriva il cinema sonoro in Italia. Tutti vogliono vedere il cinema, nessuno vuole vedere più il teatro, e allora le compagnie teatrali si appoggiano al cinema, a uno spettacolo, cioè che si fa prima dello spettacolo cinematografico, infatti dura meno di uno spettacolo teatrale, dura 40 minuti, lì ci sono passati tutti, c'è passato Alberto Sordi, c'è passato Totò, c'è passato il Carlo d'Apporto, c'è passato i fratelli di Filippo. E i fratelli di Filippo facevano nella spettacolo gli atti unici, come per esempio il famoso Natale in casa Cupiello, è nato lì, era un atto unico, ma è nato lì, è nato nella spettacolo, prima di un film o dopo un film, tra un film e l'altro. E poi a un certo punto lei viene catturata dalla compagnia di Totò e fanno quattro grandi spettacoli teatrali. E lì erano, tant'è vero che poi dopo la guerra tutti dicono, ma perché dobbiamo spendere questi due grandi nomi per una compagnia unica? Facciamone due. Quindi fanno una compagnia che si chiama Anna Magnani e basta, e una compagnia che si chiama Totò e basta. Cioè che lì siamo in pieno fascismo e lì c'è tutta una serie di aneddoti che si raccontano. Anna Magnani a un certo punto doveva dire, finire un monologo con la parola libertà, libertà, libertà. E i fascisti non accettavano questa cosa. Un giorno vanno da lei e dicono, guarda, se lei continua a dire questa parola libertà, noi... gli tiriamo la bomba al teatro. E allora tutti preoccupati,
Totò, mi raccomando signor Magnani, mi raccomando a lei. E allora quando arriva il momento, e mentre stava recitando, riguardava questi, mi cagate sotto. E poi insomma quando arriva parola invece di libertà dice aria per respirare, l'effetto diventa ancora più eclatante. Poi c'era Totò che a un certo punto un giorno quando si viene a sapere, arriva la notizia dell'attentato a Hitler, in una scena dove lui non era nemmeno previsto, dove si parlava d'altro, lui si veste, si fascia tutto quanto, il gessato, no? E poi si mette i baffetti, la pettinatura a Hitler, e poi attraversa due o tre volte il palcoscenico e tutti capiscono, ridono. A quel punto arriverà un ammiratore di Totò, ce l'aveva anche in mezzo ai fascisti, e gli dice guardi, se la squagli perché vengano a prendere, domani vengono a prendere lei e i fratelli di Filippo, Totò e Peppino. Lui fa tempo ad avvisare Filippo e Totò e quindi si nasconda. Anna Magnani già aveva la casa piena di antifascisti che si nascondevano, Luchino Visconti per esempio, quindi hanno fatto una loro resistenza, diciamo. Poi a un certo punto Anna Magnani si era messa in testa che il pubblico ridesse di più alle battute di Totò, non perché Totò era più comico, come era in realtà, ma perché si era messo d'accordo col datore luci che teneva illuminato soltanto lui e lei la teneva in ombra. Allora Totò dice, tu pensi così? Benissimo. Si mette d'accordo col datore luci e dà l'ordine di illuminare soltanto lei e lui in ombra, nell'ombra più totale. L'effetto comico di Totò diventava ancora perché venivano dal buio queste battute, no? Alla fine lei dice vabbè, con te non ce la possiamo fare. Quindi una cosa divertentissima che potete raccontare soltanto l'altra sera a cena, Totò aveva una spalla che si chiamava Edoardo Passarelli, che però era uno pseudonimo, in realtà lui si chiamava Scarpetta, si sarebbe dovuto chiamare Scarpetta perché era un figlio spurio di Scarpetta come i fratelli di Filippo, e aveva Edoardo Scarpetta l'aveva fatto con la sorella della mamma di Filippo, che si chiamava De Filippo, e questo si chiamava Edoardo De Filippo pure lui, e quindi l'avevano obbligato a cambiare nome perché Edoardo c'era il fratello Lastro che era molto più importante di lui, ed era una persona un po' frustrata proprio anche per questo motivo, e era entrato nella compagnia di Totò come spalla, secondo comico si diceva, e in tutti i teatri dove andavano lui pretendeva di avere il camerino numero 2, perché il camerino numero 2 spetta a me, che sono il camerino numero 1 spetta a Totò che è il primo comico, il camerino numero 2 spetta alla signora Magnani, il camerino numero 3 spetta a me che sono il secondo comico. Se non che un giorno vanno in un teatro di provincia dove fatalità il camerino numero 3 è quello più grande di tutti e il direttore di compagnia ci sistema il corpo di ballo. A lui gli danno il camerino numero 4. Quando arriva per il camerino numero 4 comincia a litigare con il direttore del camerino. A quel momento arriva Totò, dice ma passerebbe, ma perché voi volete il camerino numero 4? Dice no, perché il camerino numero 1 aspetta a voi che siete il primo comico, il camerino numero 2 alla signora Magnani, il camerino numero 3 a me che sono il secondo comico. Nel passerebbe volete fare un piacere. Ma tutto quello che volete, principe, lo chiamavano principe, tutto quello che volete, dice andate voi al camerino numero 1, vado io al camerino numero 4. No, il camerino numero 1 aspetta voi essere il primo comico. No, il primo comico siete voi di sottotono, un'altra cosa. Ma
adesso devo raccontare l'aneddoto di Anna Magnani, che siamo tutti adulti, sì, va bene, no? Allora lei incontra Giacomo Rondinella. Giacomo Rondinella era un grande cantante, anche un bravissimo attore, ed era un uomo bellissimo. E lei lo vede e dice: stasera mi accompagni a casa te, eh? Nel periodo del dopo Rossellini, quello dei giovani, dei ragazzi di Musa e Getta. Lui capisce, sa che cosa vuol dire accompagnare la grande diva a casa la sera. E quando vanno in camera da letto, lui dice: scusi signora, signora, la chiamava signora, no, posso andare in bagno? Se non è costata, vai. Vai in bagno. E lei si mette seduta sul letto, passa 30 minuti, 40 minuti. A un certo punto lei si stanca, apre la porta, entra dentro e vede Giacomo Rondinella completamente nudo, immerso in una nuvola di borotalco, tutto bianco, no? Ah, ragazzi, ma siamo venuti a scopare o siamo venuti a fare? Siamo venuti a fare i gnocchi. Un ultimo rapporto con Fabrizi. Intanto ricordo una battuta della Magnani poderosa che viene citata nel tuo libro. Litiga con Fabrizi e a un certo punto si inserisce Tino Scotti e lei gli fa: tu taci che sei milanese. Che mi sembra una cosa incredibile, proprio insomma, se uno deve capire la Magnani e sente questa battuta, si capisce chi è la Magnani, insomma, grandissima, taci tu che sei milanese. No, ma poi tra l'altro Fabrizi la odiava perché gli aveva rubato la scena. Se voi vi andate a riguardare Roma città aperta, ricorderete il film soltanto per quella caduta. Mentre il protagonista assoluto è lui, gli ha rubato la scena. E lei a me mi disse: a quella è diventata famosa, se non inciampava, se non cascava, quando diventava così famosa. Dico: ma signore, ma non è così. Lì c'erano il grande problema della pellicola, perché non si trovava la pellicola. Loro girano nel 1944, subito dopo la liberazione di Roma, che è il 4 giugno del 44, loro cominciano a pensare al film, e il film viene proiettato per la prima volta a Roma nel febbraio del 45, quando la guerra è ancora in atto. Quindi il grande problema loro è quello di trovare la pellicola. E quella scena non si può ripetere, deve essere buona la prima. Tant'è vero che lei, quando corre, viene presa con una macchina laterale e con una macchina frontale. Quindi praticamente ho usato doppia pellicola. E lui dice: se non cascava, quando diventava così famosa. Giancarlo, a proposito di questo, detto in brevissimo, nella sua splendida intervista, Mai fidarsi di Federico Fellini, però l'intervista con Grazzini, quella pubblicata dalla Terza, a un certo punto gli chiedono a Fellini: ma che cos'è il neorealismo? Dice: Roberto Rossellini era il realismo, Roberto Rossellini catturava la luce. A proposito di questo discorso di pellicola, la sequenza memorabile di Paisà, dell'episodio del corpo del partigiano ammazzato dai fascisti, mandato, no, nelle paludi col barchino che avanza. La troupe, racconta Fellini, fece le corse per arrivare perché ci fossero le condizioni di luce. Arrivarono tardi e dovettero girare in campo molto largo perché altrimenti non avrebbero preso. Quella è diventata una delle scene memorabili, insieme con questa che adesso, sempre per questioni tecniche, ed ecco il grande genio e la grande invenzione. Ho la grande fortuna di inciampare quel giorno, che però era un destino per Anna Magnani annunciato. Però è bellissimo, perché Anna Magnani viene da un mondo più antico, vive e incarna, questo nel libro di Giancarlo esce fuori in maniera prepotente, è il neorealismo italiano, è l'immagine del neorealismo.
Il neorealismo è qualcosa di veramente difficile da definire, qualcosa che è affidato a un magnetismo, che sia la luce, che sia le condizioni in cui si gira, che siano gli attori professionisti mescolati agli attori della strada, che sia Ossessione, che tu ricordi più volte, no? L'Ossessione di Visconti, che Anna Magnani avrebbe dovuto girare, ricordo bene. Però era incinta, quindi... Era incinta e quindi la parte fu affidata a Clara Calamai. Quindi entrare... Intervengo a gamba tesa su questo perché è molto importante. Il libro di Giancarlo è pieno di aneddotica, lo sentite anche nel racconto orale, ma in realtà tessendo questi aneddoti ci racconta la storia del cinema e quindi ci racconta la storia di un paese nel punto più importante del suo ultimo cambiamento. Forse oggi siamo in un nuovo punto di cambiamento. Lei è famoso in tutto il mondo grazie a Roma Città Aperta. Era una città aperta, tant'è vero che poi ci sarà un grande drammaturgo, uno dei più grandi drammaturghi dell'Ottocento che si chiama Tennessee Williams, che per 10 anni scriverà drammi pensando soltanto a lei come protagonista. E poi veniva, frequentava Roma per stare vicino a lei, per cercare di convincerla ad andare a Broadway, pretendeva addirittura che in teatro. E poi a un certo punto gli diceva, dai, io se un giorno ci fai un film, lo farò senz'altro perché il cinema è più facile, si può ripetere una battuta, se non se sbagli la rifai, eccetera. Poi si fanno pezzettini per volta, quindi. Infatti quando arriveranno alla rosa tatuata, finalmente lui la convince e lei impara, come l'ho detto prima, l'inglese in poco più di un mese nel viaggio che fa. Tant'è vero che all'ultimo film, sempre hollywoodiano, che si chiama Pelle di Serpente, che ha come coprotagonista Marlon Brando. Dico Marlon Brando. Cioè non Pizzerfini. Ma... non Pizzerfini. Se sentite la versione originale in inglese dove tutti parlano in diretta, lei parla in inglese, così pure Marlon Brando, eccetera, lei se lo magna Marlon Brando, è molto più vera lei con il suo inglese di Marlon Brando, a parte il fatto che Marlon Brando aveva una vocina, noi lo doppiavamo, Peppino Rinaldi, che è stato uno dei più grandi doppiatori italiani, gli aveva dato una voce importante. Sì. E quello era il modo e quindi lo sotterrava. Però Roma Città Aperta è stato il film che l'ha resa famosa, ma che gli ha anche segnato la vita. Anna considererà sempre Roma Città Aperta il suo più grande film, quello che fa raggiungere la sua fama in tutto il mondo, anche a Hollywood, la parte del grande cinema industriale. Ma lo considererà anche il suo film più sofferto, partorito con dolore dalle sue stesse viscere. Sì, è un film sempre molto bello, solo che non posso più vederlo, non piango, però torno a casa e sto male. Che, tanto che quando lo riprendono dico non mi invitate, non mi chiedete di intervenire, non mi va più. Ecco, questo è. Io racconto con lei. Io ho scritto questo libro su Totò e che aveva avuto. Non quello che un altro film, non quello che si arriva perché sta lì, un altro libro. L'ho scritto per Bompiani. Il Bompiani allora c'era il conte Valentino Bompiani, che era un grande intellettuale, e una grande personalità, un inventore anche di una certa editoria, quindi un personaggio importante come Giulio Einaudi, come Mondadori, non, forse anche più importante di loro. E questo libro era andato benissimo. Allora lui mi chiama e mi dice deve farne uno su Anna Magnani. Io dico no, non se ne vanno, guarda, mi dispiace, no, lei è una femmina, una donna, io sono. Ero uno di quei maschilisti un po' stronzi come eravamo noi alla nostra epoca, no? E non me la sento di affrontare un personaggio come questo.
e lui mi convince mandandomi un contratto e un assegno con 7 serie, che erano, mi ricordo, 8 milioni, che a quell'epoca erano 10 milioni, per 7 serie 10 milioni. Era una cifra importantissima, siamo nel 1980, quindi ovviamente di lire, non di euro. E io un po' per la sua insistenza, un po' perché mi convinco e decido di scrivere questo libro di notte. Io avevo già famiglia, avevo due figli, avevo una moglie, avevo un lavoro, lavoravo in Rai, eccetera, eccetera. Perché di notte? Perché volevo stare solo con lei, non volevo avere nessun'altra distrazione, neanche nei pensieri, perché volevo soltanto pensare a lei. E io ho fatto un bagno nella femminilità, nel mondo femminile, me l'ha fatto fare lei, veramente straordinario. Tant'è vero che il mio rapporto nei confronti del mondo femminile è completamente cambiato. Sono arrivato a pensare, come diceva con Papa Luciani, quello che è campato soltanto 33 giorni, che Dio è mamma, che Dio è donna. Allora, sarebbe bello ancora restare, ma il tempo è tiranno e poi è bene alzarsi da tavola ancora con un po' d'appetito. Abbiamo presentato il libro di Giancarlo Governi, Nannarella, il romanzo di Anna Magnani. Giancarlo Governi. Con Carlo e con i Pirati della Bellezza vi ricordiamo che il libro è in vendita qui all'uscita, che Giancarlo è pronto al firmacopie e soprattutto l'appuntamento col terzo appuntamento appunto di questo romanzo del cinema italiano sarà sempre qui, in questo stesso luogo, venerdì 24 maggio, e il protagonista sarà Vittorio De Sica, il padre del neorealismo. Grazie a tutti.